Ciao, in questo video andiamo a vedere cosa non fare prima di effettuare un investimento ed in più vorrei fare una puntualizzazione e uno shampoo a qualche iscritto, o come diciamo a Roma, una cazziata. Quindi oggi sarò un po' antipatico a qualcuno, ma spero apprezzerai il fatto che tengo alla tua salute economica e vuole essere un cazziatone costruttivo. Però credo sarò meno sorridente del solito. Benvenuto o benvenuta nel canale del Marchese del Cripto, dove si parla solo pane al pane e vino al vino. Iniziamo con le cose positive. Stiamo crescendo tanto. Noi, cripto investitori, siamo tra i primi in Italia e al mondo in questo settore. E abbiamo un potenziale enorme di crescita. Basta pensare che in Italia la maggior parte degli investimenti eh, ad oggi vengono effettuati alla posta e peggio ancora nei libretti postali con un interesse annuo dello 0,5% a fronte di un'inflazione che varia fra lo 0,3 e lo 0,5% annuo. Ma è questo succede anche in altre parti del mondo e questo quindi deve farti ragionare quanto siamo fortunati. Eh, sì, ci assumiamo maggiori rischi, ma eh, siamo fortunati perché abbiamo. Di avere maggiori guadagni. Altra buona notizia è che stanno preparando il sito web del marchese del Crypto e fra qualche settimana dovrebbe essere pronto. Ed inizierò con alcuni servizi che potrebbero essere eh, utili per eh, qualcuno, ma dirò tutto a tempo debito. Adesso, prima delle regolette costruttive, ossia cosa non fare prima di un investimento e del cazziatone. Apro una parentesi. Quando io Stefano Gabbenelli, alias il marchese del cripto, faccio un video su una moneta, una recensione o altro è perché credo che abbia un potenziale o meno. E spiego le mie motivazioni. Ma dobbiamo capire alcuni concetti base. Primo, il mercato non crescerà sempre. 2. Quando fai un investimento in criptovaluta, tu in mano non hai nulla, hai solo una serie di zeri e di uno rinchiusi in un file. 3. Il valore delle monete viene dato dalla leva fra domanda e offerta in modo predominante, ma anche da azioni fraudolente che possono manipolare il prezzo. 4. Avere criptovaluta non è come avere azioni di un'azienda. Se non sai qual è la differenza, te la spiego subito. Nella criptovaluta, come detto in precedenza, tu non hai nulla, eh, avendo invece un'azione dell'azienda Pincopalla, significa che tu sei socio di Pincopalla ossia tu possiedi una fetta più o meno grande a seconda del quantitativo di azioni possedute di quell'azienda 5 sappi che in un mercato bullish come questo si possono perdere i soldi ugualmente un mercato bullish qualora non lo sapessi è un mercato al rialzo un mercato bearish è un mercato al ribasso questo nome deriva proprio dagli animali ossia il toro bull e l'orso bear, perché quando effettuano un attacco, il toro incorna dal basso verso l'alto, invece l'orso ti dà una zampata dall'alto verso il basso. 6. Anche il super marchese del cripto, nella sua carriera, ha perso dei soldi. Sono stato scammato, ossia truffato nello specifico trubbato di criptovaluta, ho fatto degli investimenti sbagliati. Ho venduto male e comprato peggio, sono stato preso dallo sconforto e alcune volte ho festeggiato troppo presto. A proposito, riguardo lo scam, mi è successo non più di un mese fa ad esempio che ho perso dei token in un wallet, nello specifico nel Tron Wallet collegato alla mia Ledger, per un valore a suo tempo di 90 dollari e ad oggi 200. Magari farò un video più avanti per parlarti di questo. Sono più di quattro anni che mi sono appassionato a questo settore eh, delle criptovalute e ti assicuro che tuttora ogni giorno apprendo una cosa nuova e ogni giorno rischio di prendere una nuova fregatura. Appurati questi sei punti, lo scopo mio di questo canale e di questa community è quello di renderti autonomo e ragionare con la tua testa, tentare il più possibile di farti conoscere un settore del quale magari ti sei interessato ma non sai bene ancora come funziona, per prendere spunti o per evitare, o meglio, limitare eh, degli errori che possono farti perdere dei soldi. Ossia, tento di darti tutte le informazioni necessarie al fine di evitare degli errori che alcuni li ho commessi io stesso nel corso del tempo. Il canale del Marchese del Cripto vuole essere questo. Visto che non ti do consigli finanziari, posso dirti però cosa non devi fare prima di fare un investimento: 1. Investire troppo, non investire mai e poi mai più di quello che sei disposto a perdere, soprattutto nel settore delle criptovalute e ancora meno. Maggior ragione sulle criptovalute nuove con bassa market cap. Questa non è una frase usata tanto per, ma è la verità assoluta. Stai dentro un settore pieno zeppo di insidie e ad altissimo rischio. 2. Non avere un obiettivo e una strategia. Ti invito dopo con comodo a vederti il video sull'exit strategy, dove approfondisco questo discorso. Ti lascio il link qui sopra. 3. fidarsi troppo delle criptovalute. Degli exchange, delle eh, ICO, ossia delle prevendite o dei lanci di nuovi progetti e via discorrendo in questo settore. Io stesso, quando faccio una previsione di prezzo o il eh, futuro rosio o meno di una criptovaluta, è solo un mio pensiero dettato dallo studio che ho effettuato. Ma anche questo studio può essere errato, posso prendere una cantonata. O venire scammato in questo settore ci dobbiamo attenere a quello che ci riportano i siti dei progetti a verificare il codice o meglio fidarsi di chi lo fa ed avere altre aziende che possono essere degli scam a loro volta che danno un audit finto l'audit è per semplificare le cose una revisione che attesti che il progetto è valido analizzando i dati forniti eventuali bug nel contratto e via discorrendo e poi i token l'analisi dei grafici eccetera ma non abbiamo una console che vigila come nella borsa tradizionale inoltre grosse balene possono manipolare il prezzo una balena è quella persona o un'azienda che possiede un grosso quantitativo ad esempio di un token o di capitali che può far aumentare o diminuire il prezzo semplicemente vendendo e acquistando quella moneta un exchange o un sito può fare un rug pull ossia chiude tutto e si tiene i soldi, oppure vende tutte le sue monete che magari sono illimitate per un buco lasciato volontariamente all'interno dello smart contract e si frega tutto. La moneta super figa nella quale tu hai investito i tuoi soldi magari potrebbe non vedere mai luce e così via. Quindi arriva al quarto punto, che è quello di credere che si sappia tutto e di essere più fighi e più forti degli altri. E che le cose negative capitino solo agli altri perché è proprio quello il momento in cui si possono commettere delle sciocchezze. Quindi ci vuole umiltà. Quinto punto: investire alla cieca senza sapere quello che si fa, o per sentito dire, o perché me lo ha detto il marchese del cripto, o perché me lo ha detto uh, zio Mario. Quindi l'errore è quello di non utilizzare la propria testa e andare ad effettuare analisi più approfondite. Sesto punto, essere avidi. Settimo punto, essere vittima della FOMO o della paura. Perché se hai scommesso quello che sei stato disposto a perdere, richiamando il punto 1, perché mai dovresti aver paura se il mercato scende? Puoi avere dispiacere, ma non paura. Ora ce ne sarebbero voluti almeno altri 20 di punti, ma poi il video sarebbe stato troppo lungo. Se hai capito questo, ora possiamo venire al cazziatone. Se ti senti toccato da questo, prendilo come un consiglio che può darti un caro amico che ti vuole bene e vedilo in modo costruttivo, che è proprio quello per il quale ti sto dicendo questo. Quando faccio un video ho le mie belle statistiche che Mi dicono visitatori, nuovi iscritti, quanti clicco ho ricevuto e altre cose di questo tipo. Quando faccio un video classico, non so, un tutorial, una recensione su una criptovaluta storica, insomma, argomenti soft, ho una statistica. Quando faccio un video su, eh, ad esempio, non so, la moneta Pincopalla fa 10, 100, 1000 per, potrebbe fare o no, e eh, cose di questo tipo, le statistiche si impedano. Inoltre, quando il mercato fa meno 20%, le statistiche diminuiscono. Quando il mercato fa più 20%, le statistiche si impennano, ossia il mio canale segue il trend che ne so di Bitcoin o di Ethereum. Questo mi lascia pensare che qualcuno in questo modo perderà diversi soldi. E voi sapete perché? Si è presi dalla fomo o dalla paura se cerchi criptovalute su YouTube solo quando il mercato sale e non le cerchi quando il mercato scende. Mi viene da pensare che molto probabilmente ti comporterai in questo modo anche con gli investimenti in cripto. Cosa fai? Compri alto e vendi basso? Faccio un video sulla criptovaluta X che penso possa fare mille per i miei video. Solitamente hanno durata variabile ma solitamente intorno ai 10 minuti. Nel video spiego la moneta, i rischi, dove e come si compra, come funziona e via discorrendo. Vedere messaggi in chat che mi chiedono dove si compra il token dopo che c'è un video di 10 minuti che ti spiega per filo e per segno dove si compra con i link. In descrizione, e tutto mi fa imbestialire perché qui si stanno davvero violando una marea di regolette. E se non fai uno stop e analizzi la situazione, rischi di rimanere in mutande senza una lira. Se non hai visto fino alla fine un video di 10 minuti, dove ti dico tutto, a me non interessa nulla che tu non l'abbia visto tutto. Anche perché può piacere o meno e non discuto, ma la domanda che ti voglio fare è: come fai ad acquistare un token perché un copallino qualunque ne ha parlato, anche se si chiama Marchese del Cripto? Ma qualsiasi persona essa sia, eh, anche se lo dice Warren Buffett o Elon Musk, eh, ma vuoi analizzare la situazione? Dai i soldi che avrà perso Elon Musk prima di diventare l'uomo più ricco al mondo? Tu stai vedendo 4 minuti di un video che ne dura 10 che ti fa solo conoscere un progetto. Ed inoltre ti do tutti gli alert del caso, che molto probabilmente non avrai visto dato i pochi minuti passati, ma del quale tu stesso poi devi approfondire e valutare con la tua testa. Come fai a mettere dei soldi solo perché hai visto un video su YouTube? O ami il gioco d'azzardo? E allora è l'udopatia, e allora alzo le mani perché è una patologia e mi dispiace. O già conosci tutto, ma il che significa che molto probabilmente avrai già perso dei soldi in precedenza. Oppure devi migliorare la comprensione di questo mondo. In questo caso vuoi fare dei soldi? Fermati un attimo, studia tutto da solo o fai un corso. Anche se pensi di sapere tutto, lo paghi 10.000 euro? Bene, significa che ne guadagnerai 10 volte tanto. Ma fermati un attimo a studiare e a ragionare altrimenti ne butti 100. I commenti che mi piace vedere sotto i video sono: "Ah, bel progetto, grazie. Ora approfondisco." Oppure "Ma può essere uno scam questo progetto? E eh, che ne pensi di questo aspetto del token?" Oppure ancora "Ho trovato un problema. Che ne pensi?" Oh ancora Marchese, ma ti sei accorto che in questo progetto c'è questo aspetto? Bene, anche i complimenti e le critiche vanno bene, purché siano costruttivi. Molti di voi lo fanno ed è così che cresce la community. Ed è una community a forza quando tutti ci si aiuta. A me può sfuggire un particolare ed un altro lo trova, eh, oppure viceversa. E ancora ci si aiuta tutti. Molti di voi lo fanno e questo voglio. E se lo vuoi anche tu, continua così. Comunque, a giorni o a poche settimane che sia, tutte le novità riguardanti la community, ma dopo il lancio del sito. Bene, questo lungo video è terminato. Se ti senti toccato, scrivilo nei commenti e mandami anche a quel eh, paese. Accetto tutto altrimenti fammi sapere cosa ne pensi anche se non ti riguarda direttamente e, e noi ci vediamo al prossimo video ciao